Siamo all'Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Colasanto, che ha organizzato un corso di formazione molto sentito e molto partecipato, un corso di formazione che riguarda il tema dell'inclusione. Ce ne vuole parlare, Preside? Sì, noi abbiamo fatto diversi corsi di formazione in questi 3 anni sulle competenze, sulla motivazione. Quest'anno si sentiva il bisogno effettivamente di un corso di formazione sull'inclusione, perché è giusto che anche gli insegnanti curriculari conoscono bene tutto ciò che riguarda la normativa e gli aspetti pedagogici e relazionali che riguardano i ragazzi diversamente abili, e soprattutto è giusto che si cominci già a parlare all'interno dell'istituzione scolastica in maniera dinamica dei progetti e delle prospettive di intervento. Noi abbiamo accolto con entusiasmo l'idea offerta dal nostro dirigente, in quanto l'inclusione è una materia così ampia e vasta che deve coinvolgere necessariamente in un istituto all'avanguardia l'intero corpo docente. Non si può soltanto limitare al corpo docente degli insegnanti specializzati nel sostegno. Quindi è chiaro che un istituto completamente inclusivo è un istituto che coinvolge dal punto di vista contenutistico tutti i docenti. Quindi un corso innovativo, partecipato e che è alla sua prima edizione. Negli anni precedenti non si era mai tenuto infatti un corso di questo tipo, e quindi proprio perché è così importante il dirigente l'ha fortemente voluto e noi come collegio docenti abbiamo accolto questa sua proposta. Oltretutto in un momento storico che è particolare, un momento in cui sta cambiando il quadro normativo e sta cambiando anche la maniera di intendere i piani educativi, proprio con un progetto pilota guidato dall'ASL BAT, giusto? Sì, l'ASL BAT dall'anno scorso sta facendo questo progetto pilota condiviso con le scuole dell'ambito 8 e dell'ambito 9 e con una ricaduta nell'ambito 10, che è in realtà un ambito che non ha come ufficio scolastico provinciale Bari ma Foggia, e questo progetto pilota è di notevole importanza perché in realtà ha introdotto all'interno dei PEI l'ICF, ed era necessario in realtà cambiare tutta la modulistica, provare una modulistica nuova e iniziare a lavorare sui punti di forza dei ragazzi disabili e non più su quelli che erano invece le loro debolezze e tutte quelle che possono essere le performance che i ragazzi possono avere, che possono in qualche modo sicuramente essere migliorate con un ambiente favorevole, e quindi la scuola sicuramente è il luogo ideale per poterli aiutare a migliorare le loro performance e quindi superare le loro difficoltà. Ecco, bisogna dire tra l'altro che noi siamo la scuola nella regione, credo, e forse anche in Italia, tra quelle che accolgono il maggior numero di ragazzi diversamente abili. Ne abbiamo ben 100. E vengono da noi con fiducia perché sanno che li trattiamo bene e che per loro c'è un'attenzione non soltanto dal punto di vista professionale ma anche affettivo e umano.